Io odio le bitch! Vai, bitch! Ti odio! Che schifo, che schifo! Questa cosa mi fa schifo! Come ci fanno a ripiantarsi queste bitch? Pensavo che non ci fossero in questo posto! Muori, bitch! Maiale, mangia la bitch che diventi più brutto che mai! Via, che schifo! Accidenti. Mamma mia, come fanno schifo, ah, come mi sento bene, un sacco che non distruggevo delle bici. Ok, devo tornare, fai finta di niente. La non c'è più una bici in meno. Capito, cavallo, c'è una bici in meno. Sì, tu le sai bene, anche tu sei contenta, mi ricordo l'altra volta. Amore, tutto bene? Dove sei? Ti sentivo batterai da solo. Ciao amore, sono contentissimo! Oh, oggi pesca grande, 14 pesci in una sola Allora mattinata! non farli vedere al gatto perché altrimenti te li mangia tutti lui. Sto gatto è fastidioso! Continua a miagolare, che È c'ha sta? poverino, è il suo lavoro, scusa. Guarda, l'altra volta 8, oggi Bravissimo, 14, nuovo record! sei stato bravissimo, se non fosse che sono vegetariana. Comunque, ah vabbè, se guarda la vegetariana, guarda cosa ho Cos'hai comprato. comprato? Sei andato al mercato anche Sì, ho stamattina? comprato un bellissimo Ah, bonsai, che carino! guarda. Che schifo! Che schifo! Amore, Perché? perché l'hai distrutto? Perché era di birce e tu l'hai distrutto? Perché Che fa qui sopra ce ne schifo! sono 50 bonsai, non ti sei neanche accorto che c'era un. Che schifo! Anche qui è nuovo, anche quello! Ma oh, che brutto! Amore, forse non stai molto bene, forse dobbiamo tornare al dottore, che No, no, ne no, no, sto bene! Tutte queste novità in un colpo dici? solo, cioè. Amore, ti ricordi l'ultima volta per colpa delle birce cosa è successo? Te lo ricordi, vero? Ma potevi avvertirmi? Sai che non sono un tipo da grandi cambiamenti? Già è tanto che mi ho traslocato e non ci sto capendo molto. Quindi un attimo di tregua, eh. Sì, Solta che ok. metti dei. Tre bonsai mi sembravano tanti. Quattro son troppi. Guarda lì che è indemoniato. Vabbè, niente, è Perché ti brutto. agiti così tanto? Ma. Non è la prima volta che ti agiti, vero? Ti ricordi quell'altra volta? Per esserti agitato davanti a delle birce, cosa è successo? Tranquilla, ora siamo. Ehi, cosa ci fai? Cos'hai sulla schiena? Cos'è quella Niente. cosa che. Cos'è? Fai Niente. vedere. Ho trovato qualcosa. Un bottino di guerra Fai dentro. vedere In un relitto subito. sottomarino. Non ci sono riti sottomarini in questa zona. Ci siamo trasferiti apposta perché il dottore ha detto che avevi bisogno di un posto tranquillo dove guarire la tua fobia per le birce. Fammi vedere cosa nascondi. Fammi vedere. Un'ascia di L'ho diamante? trovata! Seminuova, fa vedere. È No, è mia! nuova, È è nuova. mia! Dammi È subito. mia! Dammi subito, cosa te ne fai tu? Niente, niente, l'ho trovata, è Non mia! è niente da distruggere, consegnamela Cosa vuoi che immediatamente. faccia un'ascia di diamante? Consegnamela immediatamente. Un'ascia di diamante non ho mai fatto male a Immediatamente. A nessuno! nessuno, non ti ricordi l'altra volta cosa hai fatto con un'ascia di diamante? Aia! Oh, accidenti, questa fa Era più paura. l'ultima, che. Ebbene che sia l'ultima, sì, infatti. Ti Accidenti! Era riprenderò. solo un ricordo della mia antica collezione! Erano i miei diamanti Il che avevo. dottore ha detto che non devi tenere niente che ti ricordi l'altra volta. Sono guarito, sto No, no, non benissimo, sono le sicura. birch non mi fanno schifo. Davvero? Dici sul Tieni serio? lontano Dici sul che la cosa. serio? Che splendore! Ma che. Devo farmi un giro in miniera, senti, A c'ho da vai, fare un. aspetta andartene, sono andata al mercato stamattina. Andata al Sì, mercato? guarda quanti bei tappeti che ho comprato, ci volevo decorare un po' l'ingresso della miniera. Ma che. Come l'ingresso della miniera? Ti avevo già dato il permesso di decorare al massimo vicino ai letti. Basta, basta. Smettila, su quanti ne hai comprati? Beh, qualcuno l'ho Senti, comprato. solo perché le tue pecore ancora non sono state traslocate. Spero che non tornino Spero che volentieri. tornino subito, Non esatto. ti puoi fissare con questo tappeto. La vuoi smettere? Ma Smettila come di. osi distruggermi i Che tappeti? brutta Mettilo sta. a posto. Smettila, sti tappeti. Sempre a decorare, decorare. Sta casa era così bella Ora prima ti che decoro iniziassi i anche la miniera, quadri, i se tappeti. convieni. No, sta via. Questo è off limits. Tu non puoi venire qua. Via. Stai. Basta, io me ne vado in miniera. Non ti sopporto più. Posso Basta. venire No, anch'io? non puoi. Perché Perché tu no? non ti sopporto. Non stai un po' senza di te. Sei papà, parlarmi di queste Da, schifo.
di queste cose. Non posso stare in un posto pieno di queste cose. Stai lontana. Di cosa stai parlando? Di niente, di niente. Quando torno a casa non voglio trovare nulla di questo qua. Io vado, senti, io devo andare. C'ho un sacco. Secondo me tu non sei guarito. Sono guaritissimo io. Sto proprio bene. Sto proprio bene. No, il dottore se non mi avrebbe lasciato andare via. Quindi ho lasciato andare solo perché c'è il sorvegliato. Non della mia, perché nella mia miniera. La mia miniera non ci voglio niente. Io devo andare. Quindi ci vediamo più tardi. Torno stasera e. Un piccolo monito giunge infine. Se distruggi una birce, per te è la fine. In miniera non ci sono birce, sono non andare in miniera. Non mi sei fatto una bella tana in miniera se ci fosse birce. La tengo io, sappilo. Va bene. Ci torno. Ci vediamo e. Distruggi tutte quelle birce. Cosa? Scusa, non l'ho sentito. Ciao, a dopo. Ciao. Accidenti, sta casa. Birch, schifose birch, quanto detesto le birch. Ma allora non sei davvero guarito? No, che non sono guarito. Come si fa a non odiare quelle schifose birch, quegli albi che sembrano dei fossili di dinosauro andati a male, marci? Che schifo! Oh, quanto le odio. Perché allora non ti ricordi cos'è successo l'altra volta? Sempre con sta storia di cos'è successo l'altra volta. So cos'è successo l'altra volta, che ci ho rimesso tutti i flint e steel. Me l'avete tolti tutti, mi è rimasta soltanto quell'ascia di diamante che conservavo. Anche quella mi hai tolto. Per accidenti, stamattina distruggere quella bici è stato veramente liberatorio. Però come sarebbe stato bruciare le birch? Quanto vorrei bruciare tutte le birch. Siamo trasferiti apposta dopo l'ultima volta. Però veramente è una cosa che odio tantissimo. Quanto vorrei bruciarle. Vabbè, lasciamo stare. Però mi chiedo tanto, quella birch di stamattina, cosa ci faceva quella birch? Ero sicuro che in queste zone non ci fossero neanche più. Mamma mia, meno male che almeno ci sono le miniere che mi tengono un attimo tranquillo, perché non ce la farei a pensare ancora un secondo alle birch! È pieno di birch! Birch, schifosissime birch! Cosa ci fa una foresta di birch qui? Sono vicino a casa, c'è una foresta di birch! Non esiste! È pieno di birch! Birch, che schifo! Cos'è quel posto? Oh, cos'è? Che schifo! Se avessi qualcosa per distruggere! Le odio! Accidenti, cos'è questo posto? Qualunque posto, meglio di stare in un posto così brutto! Date via! Via, birch! Cos'è? Il tempio del fuoco? Il tempio del fuoco? Birch! Fuoco, birch, dare fuoco alle birch! Sì! Cosa c'è? Cos'è questo posto? Do fuoco alle birch, diamo subito fuoco alle... Cos'è? No! Non si bruciano le birch! Cos'è questa storia, le birch? Buongiorno, amore! Te l'avevo detto che non si distruggono le birch, o sbaglio? Cos'era quello schifo? L'ho costruito io quello schifo per vedere se eri guarito, e non lo sei. Dovrei poi stare chiuso in casa col dottore. Io odio le birch, una cosa che non mi passerà mai. E te la farai passare. Ci sono delle cose che non finiranno mai, come la nostra voglia di ringraziarvi per i 30.000 iscritti. Grazie a tutti. Volevamo davvero tantissimo ringraziarvi di essere arrivati a questo fantastico risultato. E abbiamo detto, invece della solita scritta, vogliamo fare qualcosa di diverso. E allora sì, torniamo con un macinima giusto per... E quindi vogliamo davvero ringraziarvi tantissimo. Grazie. Così come ci sono, noi siamo... Abbiamo delle caratteristiche ormai che non potremo mai scrollarci di dosso, come il mio odio per le birch. Per le pecore. Esatto. E ognuno ha le sue cose, così come non potremo davvero mai finire di... Ringraziarvi per tutto il supporto che ci date, siete davvero tantissimi, siete oltre 30.000 ed è davvero un risultato fantastico. Sono più di 30.000 cari amici, di cui speriamo che almeno 29.999 odino le birch. Ma... E l'1% sia l'unico a cui piacciono anche le pecore rosa. Ma... Davvero, è una cosa che ci fa davvero tantissimo piacere. Speriamo che vi faccia piacere festeggiare grazie a questo video un pochino diverso, giusto? Pensiamo che ci sia piaciuto. E
Davvero, grazie. Vuoi dire qualcosa anche tu per ringraziarli tutti? Beh, vorrei dirvi che non ho parole, veramente non ci aspettavamo di arrivare fino a tanto, come in ogni volta l'unica cosa che mi posso dire è che non ce l'avremmo mai fatta se non fosse stato per voi. Vi ringraziamo davvero tantissimo per tutto quello che avete fatto per noi, per tutto il sostegno sempre che ci date, per tutti i video. Ci fa davvero piacere quando leggiamo commenti come i vostri video ci fanno stare bene, ci fanno divertire, ci fanno sorridere, perché è il dottore. Assomiglia un po' a un testificate. Sì, infatti, sì. Però è bravo a curare la maglia delle birce. Sì, mi inquieta. Non te, ma se ne ha curato. Ecco, dottore, fai una cosa utile, metti davanti alla birce così non la vedo. Quindi ci fa davvero piacere, perché così come per voi un nostro video vi può far piacere, a noi può fare davvero tanto tanto piacere quello che fate per noi, tutti i commenti che lasciate, qualunque, tutte le idee che ci suggerite, davvero tutti i consigli, tutti i messaggi, tutti i mi piace, qualunque cosa facciate per noi davvero ci fa davvero piacere. Tutte le fan art che ora con i 30.000 abbiamo iniziato a mettere, le volte che ci mandate, le scritte, le volte che ci ripetete le cavolate una che diciamo durante il video, le ho piantate una per una con il tempo del fuoco, Ah, che bello, è colpa tua, lo sapevo che è colpa tua. Quindi davvero, grazie davvero tantissimo, non sappiamo come dirvelo, ve lo diciamo con questo video un po' particolare, con un mondo che non si carica, ma va bene lo stesso. È quello delle nuove snapshot, quindi potete capire il motivo. Va bene, davvero, vi ringraziamo tantissimo per tutto quello che fate per noi, perché vi assicuriamo che anche la più piccola frase, il più piccolo mi piace, la più piccola immagine, disegno che fate per noi, per me e per te, e per tutti e due, vuol dire davvero tanto, tanto da darci la passione, la voglia, lo stimolo, qualunque cosa pur di andare avanti, continuare a farvi dei video per farvi contenti, divertirvi, e speriamo di strapparvi appunto qualche sorriso e qualche risata. Stai a coprirmi la birra, non te ne andare. Grazie davvero a tutti, siete con noi in questo video, in questo folle macinima, per dirvi che ci sono cose che non cambieranno mai. E una di queste è il nostro odio per il tuo odio per le birce, il mio amore per le pecore e il nostro affetto per voi. Davvero, grazie a tutti e alla prossima con gli Eternal Love. Ciao!